Ciao a tutti, io sono Guido e vi do il benvenuto nel laboratorio di Malice. Oggi parleremo di Nerdles. Impariamo subito come si scrive Nerdles. Abbiamo una N, abbiamo una U, abbiamo una R, poi una D, una L, una E ed infine una S. È una parola inglese e si pronuncia Nerdles. Ma cosa sono i Nerdles? Questi piccolissimi dischetti di plastica vengono prodotti in quantità industriali per fabbricare ogni oggetto di plastica. I Nerdles sono quindi la materia prima utilizzata per fabbricare, ad esempio, contenitori per i detersivi, quelli per gli shampoo, buste di plastica oppure bottiglie di plastica. Pensate che per fabbricare una bottiglia c'è bisogno di più di 1000 Nerdles, mentre per fabbricare un tappo almeno 100. Come possiamo vedere, sono davvero piccoli, meno di mezzo centimetro. Questi dischetti di plastica possono avere diverse forme e dimensioni. Qui ne vediamo di gialli, color blu, ambra, celestini e trasparenti, e anche diverse dimensioni, alcuni un po' più grandi e alcuni un po' più piccoli. Non bisogna confonderli con altri piccolissimi elementi che possiamo trovare in giro, come ad esempio queste perline, sempre di plastica, queste invece sono lenticchie e questi sono coriandoli. Hanno le stesse dimensioni dei Nerdles, ma non sono Nerdles. I Nerdles possono essere trovati ovunque, ma li ritroviamo specialmente sulle nostre coste e sulle nostre spiagge, specie in quelle di sabbia. Ma come finiscono i Nerdles sulle nostre spiagge? Dalle fabbriche nelle quali vengono prodotti, vengono poi trasportati in tutto il mondo ed è così che si disperdono nell'ambiente. La stessa cosa avviene durante il trasporto nelle grandissime navi cargo. Infatti, per la loro leggerezza, i Nerdles finiscono nell'ambiente marino. Proprio perché li ritroviamo sulle nostre spiagge e viste le loro dimensioni, sono conosciute anche con il nome di lacrime di sirena. Come tutte le plastiche, ovviamente, sono dannose sia per l'ecosistema marino che per i suoi abitanti. Bene, abbiamo imparato cosa sono i Nerdles. E voi, li avete mai visti sulle spiagge? Se li avete visti o vi capiterà di vederli, per favore scrivete nei commenti. Vi lascio con un quesito. Quante lacrime di sirena ci sono qui dentro? Ve lo svelerò nel prossimo video. Grazie per essere stati con me nel laboratorio di Malice. Mi raccomando, mettete mi piace a questo video e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!